cari amici, bentornati a un altro blog del comico K3, signori, ragazzi e tutti i gatti. Miau, cari amici! Ok, i gatti. Sono anche hai salutato anche i gatti. Sono anche i gatti in giro, in città. Sì, ma poi Snoop Dogg che passa Snoop Lion, non l'ho capita. Si è fatto troppe canne. Non l'ho capita. Si è fatto troppe canne. Comunque, oggi cosa unboxiamo? Unboxiamo le Urbeats, della Beats bianche col filo rosso. Se cadono ti spaventi. Abbastanza. Ma tanto sono nella scatola, è fatta apposta. Devo dire niente, che sul gruppo va bene. Sul gruppo va bene, anzi, chi vuole unirsi alla nostra gang, perché più che gruppo, gang, secondo me, è la gang delle Beats. Magari però renderlo anche aperto sarebbe un po' più bello che invece di due sempre accettare chi si vuole iscrivere. Però è meno controllato, io preferirei così. Non lo so, vabbè. Comunque sia, si chiama il comico K3, il gruppo. Non è la pagina, ma il gruppo. Poi c'è anche il contatto di Facebook. Vabbè, ma... quello... Però è meglio sul gruppo, perché lì potete fare domande, c'è sempre qualcuno che vi risponderà. Certo. E siamo un bel gruppetto, insomma. Ci stiamo ampliando e adesso andiamo a fare... Espandendo, ampliando. Insomma, andiamo a fare questo unboxing delle Urbeats, caro K3, a dopo. Ok ragazzi, partiamo con questo unboxing delle Urbeats, Beats by Dre, come al solito originali, perché noi non è che ci facciamo le beats in casa, capito? Prendiamo due fili della corrente, attacchiamo le cose, no, i citofoni ci attacchiamo, no, le compriamo. E allora andiamo Possiamo provare ci attacchiamo i citofoni, poi andiamo ad un marocchino sulle strade, gli chiediamo: ma te sai fare l'equalizzazione beats? Dici, oh, sì, chiediamo, ce le fa, certo. E poi esplodono. Ok, perfetto. Bye. Ok. Allora, adesso andiamo ad unboxare. Prima tolgo sto specie di preservativo, poi ve lo faccio vedere. Ah, ricordiamo anche per chi non lo sapesse, intanto che K3 toglie la plastichina, che sono uscite la nuova versione delle tour. Ok, perfetto. Giusto, K3. Sì, nuova versione delle tour, molto esteticamente molto simile alle Executive, stanno prendendo quella linea lì, niente più cose spastiche, ma linee più classiche. A me piacciono di più. E sono più belle. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, concentriamoci allora, andiamo ad unboxare. Come sulla prima facciata della scatola si può vedere le due beats, in questo caso sono bianche col filo rosso. E Urbeats. Le trovate anche nere, di colorazione nera, le fanno solo nere e bianche. Urbeats, il nome, vabbè, TM perché è un marchio. Okay. Beats by Dre, poi High Performance in Ear Headphones, questi qui ricordo sono in Ear. Ok, ma poi andiamo a girare sul fianco, possiamo trovare Dr. Dre, la scritta qua, poi c'è anche la firma qui, sì. iPod, iPhone, iPad, Urbeats qui dietro, inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco e cos'è questo qui? Netherland, sì. Olandese dovrebbe essere. Qua sotto troviamo anche i gommini che contiene. I gommini, mi raccomando, importante osservare queste cose qui, perché sono molto importanti se volete riconoscere se sono fake oppure no. Ricordiamo che le scatole continuano a cambiare comunque. Questa è l'ultima versione. Questa qui è l'ultima versione. E qui Urbeats col Control Talk vi illustra un po' a cosa serve. Comunque sono cose che potreste sapere già, non sono cose difficilissime da intuire. E tutte le varie scritte qui come prima. Ok, passiamo all'unboxing. Allora, adesso io sono furbo, faccio così. Ok, perfetto. Come potete vedere, questa è la scatola bianca. Lasciamola lì. Qui. E qui, se sì, l'ho riuscito a vedere, sì, noi sì. Lo prendiamo sempre il simbolo della B. Ok, e niente, scatola rossa, come al solito, qui sotto, non c'è più il seriale, l'hanno tolto, riciclaggio, tutta questa roba qui, chi se ne frega. Ok, passiamo all'unboxing della scatola. Calamita per tenere, vabbè, come sempre, alla fine tutte le beats c'hanno una calamita. E allora, passiamo al primo vano, che hanno sfortunatamente l'hanno tolta. Nella nuova versione delle tour non si c'è vede più. Si vede che andava in mano a troppi, quindi poi si sono rotti. Lo so, d'altronde è un po' zoccola, però comunque chi se ne frega. B bianca, meno male, si sono rimossi, cioè alla fine tutte bianche. Lo dici sempre, sono tutte, no, perché io veramente ho trovato delle B talmente schifose, tutte gialle, colore che veramente non se ne può. Allora, poi, vabbè, questo qui poi te lo metti a posto te. Sì, lascio lì. E niente, le varie cose, sì, va bene, qui, come potete passiamo vedere. Alle cuffie, va. Siamo a, no, vabbè, aspetta. Ah, ok, perfetto. Passiamo alle cuffie.
Ok, cuffiette che sono contenute da questo specie di cartoncino. Sono queste qui piccoline, sono piccoline, si tira, vedete. Sono tutte messe abbastanza bene, sono tutte arrotolate in una specie di cosa. Il cavo è antigroviglio, quindi è piatto, rosso, piatto. PlayStation 1 Nation, PlayStation Decoder KitKat, ok. poi, Beats, come al solito. La B è rossa. Poi cosa troviamo? La custodia. La custodia che praticamente è simile a quelle lì delle sì. Solo senza il sì, nome. Sì, no, e soprattutto senza il rilievo. Il rilievo, sì. Non ci sono, però anche questa qui è molto carina, come potete vedere, curata nei minimi dettagli. Ricordiamo che questa qui non è roba fake, è roba originale. Okay. Noi non siamo... Ok, poi qui le... vabbè, ma qui probabilmente le custodie le sanno imitare bene. Sì, le custodie, sì. Porca puttana! E mo c'è... Oh. C'è il coso che praticamente si apre e schiaccia. Veramente è una cosa. No! Ok, ce l'ho fatta. Vedi, ma guarda che questo qui è come. Cioè, cosa vi sembra? Cosa vi sembra, ragazzi? Cosa vi sembra? E non fare la timida. Apriti. Veramente, ragazzi? Ma come. Ma è veramente una. Ma apri, ok. La forziamo. Cosa. Ah, guarda okay, che c'è dentro. Ok, perfetto. Sì, ci sono dei... Ah, quelli lì, si vede che sarà per attaccarlo tipo alla maglietta. Sì, la clip. Al coso, questo qui è il clit. Il clit. Ok, siamo dentro. Poi dentro non c'era più niente. Ok. Poi, no, c'è ancora. E poi, wow. Hanno fatto la... È stata, questo qui è stato fatto veramente bene. E come potete vedere... Si apre qui. È la custodia dei vari dei gommini. No, però è stata veramente fatta bene. Tipo una cinesata, però fatta bene. Mettiamo le cuffie. Poi dentro non c'è più niente. Logicamente qui non troviamo il panno, perché mi sembra inutile il panno per questo tipo di cuffie. Certo. Non servirebbe proprio a niente. A parte che io il panno, sinceramente, quelli non li uso, perché secondo me non servono a niente. Non pulisco. Comunque, andiamo a togliere questo qui. Ah, si deve strappare, intanto noi facciamo volare un po' di roba. Colorato di nero, plasticato, adesso c'è così. Filetto tutto nero, vedete quanto è lungo. Bello. Andiamo su dettagli adesso, facciamo i dettagli. Ok, Beats, il jack è, ricordiamo, in oro. Placcato. Con tutti i cosini bianchi, vediamo se riusciamo. 1, 2, 3, ci devono essere 3 cosini bianchi. Questo il corpo è fatto in metallo. È fatto in metallo. K3 sono leggere. Sì, sono leggere, sì. Cioè, sembra plastica, però è metallo. Però è metallo. Il corpo è di metallo. Molto belle. E no, bello il design, viene più vicino che. Ok, Urbiz. Perfetto. Anche di qua L. No, non è fuoco, è più lontano. Okay. E qui alla fine ci sarà R, come potete vedere. Vediamo. Sta lì. Ok. Perfetto. E niente, i gommini ci sono già su, quindi adotta già questi qui, la Beats. E niente, il control talk. Passiamo al control talk, che deve essere così. Sì, che è quello nuovo. Ok, quello lì nuovo, molto bello, carino, semplice. Vedete? Tasto centrale. E UR. Beats, by il comico K3, tutte cose originali. Cazzo, potete fare la rima. Ok, perfetto, allora, ragazzi, da questo video unboxing. Avete visto l'unboxing del comico K3? Delle Urbix by il comico K3? Delle Urbix by il comico K3, tutti i prodotti originali. Tutti i prodotti sempre. Io non unboxerò mai qualcosa di fake, perché mi fa veramente schifo. Anzi. Abbiamo provato un cavo falso, perché io ho rotto quello delle Pro e non siamo in America, non ci sono rivenditori che vendono i cavetti, quindi ho dovuto per forza ordinarlo da Amazon, se no con qualcosa lo ascoltavo. E l'abbiamo provato e si sente nettamente una differenza di suono che a primo impatto non sembra, ma veramente poi quando provate e riprovate si sente veramente tanto, come si abbassa il suono delle cuffie. La qualità del suono. La qualità del suono. Magari faremo un video facendo vedere i due cavi, ma soprattutto anche il colore, cambia tantissimo il colore, e quanto è spesso il cavo, sì, cioè sembra quasi quello delle mixer. Quindi se già cambi il suono
per un cazzo di cavo, pensate alle cuffie finte. Infatti, non è che perché le Beats sono belle devono avere un brutto suono. Le Beats sono belle e hanno un bel suono, soddisfano ogni tipo di musica. Le Bose sono brutte ma hanno un bel suono, capito? Magari per certe canzoni, per esempio il rap, ho provato delle Bose, non mi sono trovato bene, perché puntano più sull'isolamento e sulla qualità del suono, in senso dei media e degli altri, la pulizia del suono, perché hanno un suono pulito. Non mi piacciono molto, non mi piacciono molto, e quindi non è che se delle cose sono belle vanno male. La Ferrari è bella e va bene, quindi ho detto tutto. Quindi come posso concludere? Al prossimo blog del comico K3. Ciao cari amici.